Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge da un luogo molto particolare. Per qualche giorno mi trovo in una clinica, per dirla in termini sportivi, per fare un pit stop per poi ripartire. E quindi vi faccio questa piccola riflessione proprio da questo luogo dove la sofferenza è di casa, come la sofferenza che abitava nel cuore di Bartimeo, il cieco di Gerico, e in tutti gli altri ammalati che si avvicinavano a Gesù. In questo luogo, come Bartimeo lungo la strada di Gerico, anche noi possiamo fare esperienza della vicinanza di Gesù, della sua attenzione, del fatto che lui si ferma, ci guarda, ci chiama, ci vuole con sé. Il Vangelo di Marco, come sappiamo, aveva una prima importantissima domanda: definire l'identità di Gesù. A questa domanda, abbiamo scoperto in quest'anno, risponde San Pietro: chi è Gesù? Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo, Gesù è il Figlio di Dio. A questa domanda il Vangelo di Marco ne fa seguire un'altra, alla quale stiamo rispondendo proprio in queste ultime domeniche. Se Gesù è il Messia, ed è un Messia così speciale, chi è il discepolo che potrà seguirlo lungo la strada fino a Gerusalemme? I Vangeli di queste domeniche ci hanno detto che il discepolo che segue Gesù fino a Gerusalemme non è quel tale ricco, troppo sicuro delle sue ricchezze, troppo sicuro della sua vita spirituale, fatta di osservanza solo esteriore dei comandamenti. Ma il discepolo che segue Gesù fino a Gerusalemme non è nemmeno l'apostolo, il gruppo degli apostoli, troppo impegnato a discutere chi fra di loro fosse il più grande, troppo impegnato a discutere su chi dovesse sedere a destra e a sinistra di Gesù nel suo regno. Il discepolo allora chi è? Vi spoilerò il finale, come si dice oggi. Il discepolo che può seguire Gesù ad occhi aperti fino a Gerusalemme è proprio il protagonista del Vangelo di oggi, Bartimeo, il cieco di Gerico, colui che non aveva occhi fisici per vedere, ma che rispetto agli altri, alla folla, ai discepoli che erano lungo la strada e contornavano Gesù, ci vede benissimo. Lui si accorge, avendo sviluppato il senso dell'udito, che sta succedendo qualcosa di strano. Non è la folla degli altri giorni, non sono i rumori degli altri giorni. Questo cieco Bartimeo si accorge che c'è qualcosa di diverso, e la diversità è la presenza di Gesù. Chiede, si informa e, saputo che era Gesù di Nazaret, comincia a gridare. Comincia a gridare il suo desiderio, il desiderio del suo cuore, della sua anima. E comincia a gridare definendo Gesù figlio di Davide, cioè definendolo proprio come Messia, definendolo come il Cristo, proprio come aveva fatto San Pietro. La gente vuole bloccarlo. La gente dice a Bartimeo:
Tu sei cieco, sei povero, sei ai margini della strada, statti lì e statti fermo e zitto, non disturbare il maestro che ha tante altre cose da fare. Ma Bartimeo grida ancora più forte e le sue urla, le sue grida sono ascoltate da Gesù. Gesù ascolta, Bartimeo si sente ascoltato e Gesù vede Bartimeo e chiede che glielo conducano. E la folla, che prima era un muro, la folla che prima era un ostacolo, ora diventa una finestra, ora diventa una porta aperta, anzi esprime tre verbi senza nessun'altra parola in aggiunta che potrebbero divenire, come vi dirò fra un attimo, i verbi della Chiesa di oggi, i verbi della Chiesa che ha appena cominciato il sinodo. Coraggio, alzati, ti chiama. Questi tre verbi spingono Bartimeo verso Gesù. E Gesù fa a Bartimeo la stessa domanda che domenica scorsa aveva fatto a Giacomo e a Giovanni. Cosa vuoi che io faccia per te? Cioè, cosa vuoi davvero? Cosa cerchi da me? Qual è la tua felicità? Qual è l'obiettivo più grande della tua vita? Lo ricorderete, Giacomo e Giovanni risposero: il nostro obiettivo, la nostra felicità e la gloria, dacci di sedere a destra e a sinistra. Invece Bartimeo non dice così. Bartimeo chiede la luce, dice a Gesù: Signore, che io veda di nuovo. Signore, dona luce ai miei occhi. Signore, dammi la capacità di vedere, perché solo vedendo con gli occhi tuoi, solo vedendo dalla prospettiva tua, dalla prospettiva di Dio, io capirò che cosa mi fa felice, io capirò che cosa sarà la gioia della mia esistenza. E Gesù dice a Bartimeo: la tua fede ti ha salvato, avvenga secondo quello che hai detto. Gli occhi di Bartimeo si aprono. Gli occhi di Bartimeo si aprono e lui finalmente può seguire Gesù lungo la strada. Lui, il cieco che ci vede davvero. È l'ultimo miracolo del Vangelo di Marco prima dell'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Gesù per Gerusalemme ha un biglietto di sola andata. A Gerusalemme Gesù dovrà soffrire, dovrà morire prima di risorgere. E Bartimeo tutto questo lo aveva intuito. Egli segue Gesù come il vero discepolo ad occhi aperti, consapevole di dove Gesù sta andando. Come lui, sul Monte Calvario ci sarà un altro discepolo che non ci aspetteremmo, come appunto il cieco Bartimeo, il centurione romano, che vedendo morire Gesù in quel modo dirà: davvero quest'uomo era figlio di Dio. E poi al centurione seguiranno le donne. Il mattino del giorno dopo il sabato, il mattino della Pasqua di risurrezione, che anche loro cominceranno a vedere andando alla tomba per onorare Gesù. Lo vedranno risorto e diventeranno le prime annunciatrici della resurrezione, le prime messaggere di Gesù, figlio di Dio, che ha sconfitto la morte. Dopo, solo dopo, arriveranno anche gli apostoli. Con il dono dello Spirito si apriranno i loro occhi e anche loro potranno seguire da veri discepoli Gesù. Allora cosa può insegnare a noi cristiani di oggi, a noi Chiesa di oggi, questo brano del Vangelo, quest'ultimo miracolo che evidentemente ha la sua importanza se per la prima volta noi conosciamo il nome di colui che è stato beneficiato dal miracolo stesso? Ci può insegnare dal punto di vista di Bartimeo quali sono i momenti della sequela di Gesù. Prima di tutto occorre ascoltare. Bartimeo ascoltava Gesù che passava e Gesù ascoltava Bartimeo che gridava. Poi occorre pregare. Bartimeo prega il Signore chiamandolo figlio di Davide e dicendo: abbi pietà di me. Quasi a dire: dimmelo tu quello di cui ho bisogno, fammi tu la grazia migliore per la mia vita. Poi c'è l'incontro personale di Bartimeo con Gesù e quindi la sequela di Gesù. Ognuno di noi deve fare questo, ascoltare Gesù, pregarlo, incontrarlo personalmente e seguirlo. Ma come vi accennavo, anche la folla
può insegnarci qualcosa, quella folla che prima era muro e poi diventa porta aperta. Così come può capitare anche a noi, che in certi momenti possiamo essere ostacolo per i nostri fratelli e in certi momenti invece possiamo aiutare i nostri fratelli a giungere da Gesù. Noi, come Chiesa che si è appena messa in cammino per il Sinodo, che ha appena iniziato questo processo sinodale, siamo chiamati ad incoraggiare, siamo chiamati a rialzare, siamo chiamati a far scoprire a tutti che Gesù chiama tutti. E allora davvero diventiamo Chiesa che incoraggia, che prende per mano i suoi fratelli e li conduce verso Gesù. Diventiamo Chiesa che rimette in piedi le persone, il verbo della risurrezione, usa Marco. Facciamo di ogni creatura, facciamo di noi stesse, di noi stessi persone nuove, discepoli nuovi, capaci di seguire Gesù ad occhi aperti. E finalmente scopriamo noi per noi stessi e facciamo scoprire a tutti che Gesù ci chiama, che Gesù chiama ognuno, che ognuno di noi ha la sua vocazione, che ognuno di noi deve seguire Gesù ad occhi aperti fino in fondo, perché solo così troverà la propria gioia, la propria felicità, la riuscita della propria vita.